Mi pare che le ferrovie e il ministro Lollobrigida abbiano chiarito la vicenda. Le ferrovie hanno detto che non c'è nessun abuso, quindi il ministro Lollobrigida ha ripetuto la stessa cosa, quindi per me non c'è da far dimettere nessuno. Mi pare veramente una sciocchezza, è ovvio che poi l'opposizione giocano le loro partite, ma per quanto mi riguarda la vicenda è chiusa e chiarita. Nessun abuso di potere. Non è stato un abuso di potere, del privilegio che ha il ministro. Tanti pendolari questo privilegio non ce l'hanno. Io mi ripeto, è quello che è stato fatto dalle ferrovie. Il ministro poi non stava andando in vacanza con la famiglia, stava andando a Caivano. Ricordo bene perché lui ha partecipato all'aula alla Camera al dibattito sull'Albania, poi mi ha detto sto partendo, devo andare di corsa alla stazione per prendere il treno per andare a Caivano. Quindi stava andando a Caivano a svolgere, era per un motivo di servizio, il privilegio c'è quando si tratta di una vicenda personale, qui si tratta di una fermata prevista peraltro dalle norme, come ha detto le ferrovie, hanno ribadito la legittimità dell'operazione, io mi affido alla decisione delle ferrovie e il ministro stava andando a svolgere il suo lavoro istituzionale, quindi non è un privilegio, non c'entrano niente i pendolari con questo, non è... Ce lo possono chiedere anche i pendolari, no? Di scendere da un treno che sta facendo ritardo. Allora, la fermata era aperta a tutti, quindi se ci sono delle emergenze si fa, è previsto dai regolamenti delle ferrovie. Quindi.